Buongiorno a tutti, anzi quasi buonasera ormai, ci ritroviamo dopo una decina di giorni per un nuovo ciclo di lezioni. Un nuovo ciclo di lezioni, spero abbastanza, ogni lezione abbastanza breve, e tutte insieme servono per chiarire e rendere, diciamo, più semplice possibile, ma anche senza lasciare fuori le cose più importanti, il tema della ventilazione meccanica a pressione di supporto. Questa è una ventilazione probabilmente la più utilizzata in assoluto, che sembra, può sembrare semplice da fare, in realtà ha molti, ma molti più lati oscuri ed è molto più complicata di quanto si pensi. Ho visto affrontare questo argomento in maniera troppo semplicistica, come anche Einstein diceva, vedete qui, ho messo apposta le foto, è giusto affrontare argomenti complicati in maniera semplice, ma non troppo semplice, perché sennò si cade nel banale. E purtroppo ho visto spesso banalizzare fin troppo questo argomento, al punto da ritenere alla fin fine le informazioni date non scorrette, però non utilizzabili nella pratica. Quindi ho deciso di fare queste lezioni, sperando che possano incontrare il vostro favore. Andiamo avanti. Chiaramente la PIP ha rappresentato, quando è entrata in scena, una piccola rivoluzione della ventilazione meccanica e soprattutto anche per le sue ripercussioni sulla meccanica respiratoria. È nata inizialmente come CPAP, cioè pressione positiva continua nelle vie aeree, poi si è visto che questa CPAP poteva essere implementata anche nella ventilazione meccanica come PIP, cioè come pressione di fine espirazione. Vedremo nelle lezioni, se volete vedere approfonditamente la CPAP, ho fatto delle lezioni in passato molto più approfondite su questo argomento, potete andare a vedere anche tutti, diciamo, quello che la CPAP produce, no? Quando viene messa in funzione, quando viene applicata al paziente, c'è tutta una serie di modificazioni fisiologiche e fisiopatologiche del paziente che è importante conoscere, e non approfondiremo particolarmente in questa, diciamo, presentazione. In questo caso affronteremo prima l'argomento forse un po' più ostico riguardo alla PIP, e non la PIP come CPAP estrinseca, di cui ho parlato nelle prime due diapositive, ma quello che poi a un certo punto si è scoperta, cioè si è scoperto c'è la PIP intrinseca, o auto-PIP o PIP occulta. Vediamo che questa PIP intrinseca è di vario tipo. Normalmente non si vede nelle curve pressione-tempo, che sono state le prime curve che si sono viste sui respiratori, sul monitor dei respiratori, sui primi monitor dei respiratori. Poi sono comparse anche le curve flusso-tempo e volume nel tempo, e anche addirittura contemporaneamente nella stessa schermata. All'inizio avevamo solo le curve di pressione-tempo, nei primi ventilatori con monitor. Quindi non si vedeva, non vedevamo questa PIP intrinseca. Okay? Poi quando sono comparse le altre curve abbiamo visto che c'era qualcosa che non tornava. Qualcosa che non tornava, c'erano delle curve che avevano degli strani andamenti. A quel punto abbiamo cominciato a pensare che ci poteva essere sotto qualcosa che ci stava sfuggendo. E infatti a un certo punto abbiamo venuta fuori questa idea che queste anomalie che vedevamo sulle altre curve in realtà fossero quella che poi è
stata definita Pippo Occulta all'inizio, no? Quindi facendo un blocco dove vedevamo, e vedremo anche noi, vedevamo l'alterazione nella curva di flusso, facendo un blocco in quel punto, cioè a fine espirazione, vedevamo comparire anche nella curva di pressione questa PIP, questa pressione positiva, che col blocco di fine espirazione era una PIP statica. Esiste anche una PIP dinamica, che è tutte e due, e anche quella estrinseca chiaramente, cioè tutti i tipi di PIP hanno conseguenze importanti sulla meccanica respiratoria del paziente. La PIP estrinseca chiaramente è stata introdotta, e quando viene introdotta migliora gli scambi respiratori, previene le atelettasie o il loro peggioramento a seconda di quando i tempi in cui viene regolata e posizionata, ci aiuta a recuperare, vedremo soprattutto nel paziente acuto, importante, la capacità funzionale residua che abbiamo perso, e nel paziente invece broncoostruito interviene compensando eventualmente, se necessario, la PIP intrinseca. La PIP intrinseca è più importante, più rilevante nel paziente broncoostruito. Nel paziente non broncoostruito normalmente la PIP intrinseca si può generare soltanto quando si raggiungono frequenze respiratorie molto elevate, con volumi ancora, non dico sostenuti, ma efficienti, e quindi però queste PIP normalmente dovute al fatto che non si ha tempo sufficiente per espirare tutto quello che si è ispirato, normalmente sono PIP però di piccola entità e con scarso significato clinico, come la PIP, a confronto della PIP intrinseca nel paziente broncoostruito. Nel paziente broncoostruito la PIP intrinseca è una condizione sine qua non, nel senso che non ti puoi definire broncoostruito se non hai una PIP intrinseca, cioè, e avere una PIP intrinseca vuol dire essere broncoostruito e viceversa. Vediamo questa cosa molto bene quando utilizziamo per esempio un palloncino esofageo. Anche per il palloncino esofageo e posizionamento vi rimando alle lezioni precedenti. Vediamo che il paziente sulla pressione esofageo, vediamo che ci riporta, ci fa vedere lo sforzo inspiratorio del paziente. Cosa succede? Che il paziente comincia l'atto respiratorio, però sulle curve di flusso e sulle curve di pressione tempo non vediamo nulla. Cioè l'atto inspiratorio in questo momento non è visibile sul nostro monitor. Ok? Diventa visibile soltanto quando abbiamo superato un certo valore. Questo valore, o fase pre-trigger in questo caso, perché siamo in ventilazione meccanica, equivale alla PIP intrinseca dinamica. Cioè, quando io ho compensato e sono arrivato al valore di PIP presente negli alveoli a più bassa PIP, vedremo questo concetto meglio illustrato nella prossima diapositiva, quando arrivo agli alveoli a più bassa PIP, finalmente ho sulla curva di pressione, vedo il respiratore vede finalmente lo sforzo e quindi parte il trigger e parte l'atto del respiratore, che abbiamo impostato sul respiratore, e inizia il flusso nelle vie aeree fino a diventare il flusso alveolare. Ok? Quindi qui questo ritardo che si vede, che non si vede normalmente sul monitor, ma si vedrebbe se avessimo la pressione esofagea, e la PIP intrinseca dinamica. Sulla curva di flusso, quello che vi dicevo quando abbiamo cominciato ad avere anche le curve di flusso, quello che vedevamo e che ci lasciava un po' interdetti è che su certi pazienti, e poi li abbiamo collegati con i pazienti broncoostruiti, vedevamo questo fenomeno un po' strano. Questo fenomeno un po' strano, e cioè il fenomeno che la curva di flusso, la sua parte espiratoria, non arrivava a zero, non tornava a zero prima dell'atto inspiratorio successivo. Ok? Quindi c'era questo problema qua. Che significato aveva questa cosa qua? Faceva intuire che l'atto del paziente che cominciava in questo punto
era un atto che non dava subito una pressione sulla curva di pressione e quindi c'era un ritardo dal momento in cui il paziente cominciava a generare flusso a quando il paziente riusciva finalmente a triggerare e avere un atto dal ventilatore. A questo punto cosa si è pensato di fare? Si è andati a fare un blocco nel momento di fine espirazione, che è questo, perché qui comincia già l'inspirazione. Questo pezzetto qua è già un pezzetto in cui il flusso è positivo, cioè tende ad andare verso il positivo, quindi l'aria si sta muovendo dentro le vie aeree. Quindi a questo punto, quando facevamo un blocco, che era il punto reale di fine espirazione, che no, non c'era peraltro, non è questo il punto di fine espirazione, perché qui già è iniziata l'inspirazione. Quindi facendo un blocco in questo punto, cosa si vedeva? Si vedeva comparire sulla curva di pressione questa pressione occulta. Per questo è stata chiamata PIP occulta, cioè che normalmente non si vede, ma c'è. C'è anche qui. Se avessimo fatto il blocco, l'avremmo vista anche qui. In realtà, normalmente, vedete, non la vediamo, la percepiamo soltanto dal fatto che il flusso viene troncato prima che raggiunga lo zero e dal fatto che, in questo caso, se questa è una ventilazione controllata, se tirassimo giù una riga, vedremo che c'è anche un ritardo nell'attivazione del trigger o nella partenza del trigger. Ok? Andiamo avanti. E questa è una pressione invece rispetto all'altra, è una PIP statica. Riguardiamo di nuovo la figura spiegata un po' meglio, vedete, non torna a zero, c'è questo pezzetto che rappresenta l'autoPIP o l'aria intrappolata ancora dentro il polmone. Per cui il polmone a fine espirazione non torna a zero di pressione, ma persiste una pressione positiva all'interno del polmone. Andiamo avanti, ecco qua. Questa è la diapositiva, abbiamo diciamo, semplificato il polmone concedendogli solo quattro alveoli, poverino. Invece gli alveoli sono migliaia. Il paziente broncostruito ha la caratteristica di non avere tutto gli alveoli del polmone con la stessa PIP intrinseca, ok? Ma a seconda della tipologia dell'alveolo, del danno che l'alveolo ha subito, vedremo che gli alveoli, la presenza di secrezioni, quello che volete, Poi vedremo come si genera anche la PIP intrinseca. In base a come è generata la PIP intrinseca, e possono esserci più meccanismi nello stesso polmone di generazione della PIP intrinseca, non soltanto uno. Quindi non è che un polmone ha solo un meccanismo di PIP intrinseca, può averne più di uno che genera PIP intrinseca all'interno del polmone. Comunque, il succo della faccenda è che avremo alveoli a PIP diverse, cioè in cui a fine espirazione rimangono a pressioni diverse. Non a zero, ma a pressioni superiori a zero. A questo punto io vi chiedo di fare un piccolo sforzo. Intanto individuare subito qual è la PIP dinamica al carico soglia. Qui non vi lascio tanto tempo perché se sapete, avete chiaro il concetto, questa cosa si calcola istantaneamente, cioè 3. Chiaro? 3 perché? Perché 3 è la pressione che io devo compensare perché cominci un flusso dentro le vie aeree, che possa raggiungere gli alveoli, come vi ho detto, a più bassa pressione. Quindi quando arrivo a compensare questo 3, o in respiro spontaneo o diciamo durante lo sforzo, comunque che rimane sempre ispiratorio, a livello esofageo, che rimane sempre comunque uno sforzo spontaneo, perché la macchina non parte finché non ha compensato la PIP, gli alveoli a PIP più bassa, quindi sempre un meccanismo iniziale di ispirazione spontanea, non si ha flusso. Questo è anche carico soglia perché appunto è il carico che deve essere imposto, la pressione che bisogna generare per iniziare ad avere un atto ispiratorio. Okay?
E poi man mano che la pressione sale nell'atto inspiratorio, sia a questo punto per lo sforzo che magari continua ad essere solo se in respiro spontaneo a visibile a livello esofageo, oppure se viene mandato un atto inspiratorio dalla macchina, quindi in questo caso sarà una pressione positiva, vedremo pian piano che arriverà aria, se si raggiungiamo i 16 chiaramente, arriverà la nostra aria o aria arricchita d'ossigeno, arriverà a tutti i nostri alveoli. Ma quant'è la PIP statica? La PIP statica dovrebbe essere la PIP che è media di tutti gli alveoli del polmone. Ok? In questo caso abbiamo semplificato, sono 4 alveoli, è semplice fare il conto, la PIP statica è 8. 8 perché la somma delle pressioni dei vari alveoli è 32, divisi gli alveoli, che sono 4, avremo 8. 32 diviso 4 dà 8. Quindi in questo caso avremo una PIP dinamica di 3 e una PIP statica di 8, che vedremo, e sono valori molto vicini ai valori che, a differenza di valori che si trovano nella realtà tra le due PIP nel paziente broncostruito. Ok? Andiamo avanti. Ed ecco qua lo studio, lo studio di Maltè e altri, tra cui anche il mio amico Paolo Pelosi, scusate, non Paolo Pelosi, ma adesso mi sfugge il nome, poi ve lo dirò, sempre un Paolo, che pubblicato, chiaramente era andato a lavorare, se non sbaglio, era a lavorare in Canada, a Toronto, se non sbaglio, stava lavorando lì e pubblicò questo studio, che è uno studio importantissimo, anzi secondo me fondamentale per darci due messaggi molto importanti. Intanto cominciamo a guardare, vedete, hanno calcolato la PIP statica e la PIP dinamica intrinseca in due tipologie di pazienti: in pazienti senza broncostruzione, in pazienti con broncostruzione. E vedete che nel paziente senza Navalesi, ecco, scusatemi, Paolo Navalesi, ci ho lavorato tanto tempo insieme, ma scusate la vecchiaia, ma il nome in quel momento, nel momento mi sfuggiva. Comunque, nei pazienti, torniamo alle due PIP intrinseca e statica, nel paziente non broncostruito, cioè acuto, cioè adesso praticamente con ARDS, secondo le nuove definizioni, vedete che le due PIP sono molto vicine. Quindi la PIP dinamica è almeno l'80% rispetto alla PIP statica, quindi la differenza tra le due PIP è circa il 10-20%. Ma guardate invece cosa avviene e cosa succede quando si va a misurare nel paziente broncostruito. La PIP dinamica è molto inferiore alla PIP statica, addirittura in questo caso è un terzo. Quindi, questo per dirvi che io ho sentito, visto e sentito dire molte volte che bisogna compensare nel broncostruito il 60-70% della PIP statica. E questo mi è sembrata una cosa scorretta. Scorretta perché, secondo me, per ottenere, secondo me, un buon risultato senza andare a inficiare altri parametri e poi essere costretti a fare discorsi, pensieri e correzioni molto molto più complicate da fare, l'ideale nel paziente in ventilazione meccanica, quando imposto la PIP ed è un paziente broncostruito, converrebbe andare possibilmente a compensare il carico soglia e non il 70-60-70% della PIP statica, perché nella maggior parte dei casi incorreremo in un grosso problema, che poi vedremo, illustrato anche quello con la figura per farlo capire meglio. Andiamo avanti.
chiaramente bisogna proporre, perché lì diciamo il calcolo era stato fatto della PIP intrinseca, sia statica che dinamica, con la presenza di un pallone esofageo, quindi più, molto semplice da, molto più facile da calcolare, più complicata da attuare dal punto di vista pratico, e nella pratica clinica infatti il palloncino esofageo viene rarissimamente usato, viene posizionato solo in casi particolari o per motivi di studio o in pazienti che non riusciamo a svezzare e che ci danno grossi problemi. Esiste un altro metodo per calcolare il carico soglia. È un metodo abbastanza valido. Chiaramente il paziente deve essere intubato per poter calcolare il carico soglia, quindi in NIV non va bene questo metodo. E vediamo le varie curve, vedete, di pressione, no? Volume, pressione pleurica in questo caso, pressione transdiaframmatica del diaframma e pressione delle vie aeree. Ok? Cosa succede? Come vedete qua, nel punto in cui la curva di flusso espiratorio cambia bruscamente pendenza, è il punto in cui il paziente comincia il suo sforzo inspiratorio. E lo vediamo nella pressione pleurica o pressione esofagea e anche nella pressione transdiaframmatica del diaframma. Ok? Di che valori abbiamo bisogno per calcolare esattamente, anche senza avere la pressione pleurica, ma avendo solo la pressione, diciamo, delle vie aeree e il flusso? Come facciamo ad andare a calcolare? Quindi dimenticatevi le due curve sotto, le vediamo soltanto per completezza, per farvi capire che esattamente è quello che succede, cioè il punto in cui vediamo il flesso espiratorio, la curva respiratoria di flusso, abbiamo anche l'inizio dello sforzo a livello esofageo del paziente che abbassa la pressione pleurica. E invece non vediamo ancora nulla, vedete, la pressione delle vie aeree, che invece scendono in ritardo. Questa sarebbe la PIP intrinseca. Noi fossimo col paziente passivo potremmo calcolarla, col paziente attivo come in questo caso non possiamo calcolarlo questa cosa qua. Quindi dobbiamo andare dobbiamo ricorrere alla P01. Adesso vediamo tutte le nostre freccioline, così ecco, è tutto più chiaro. Eccoci qua. Dobbiamo andare a utilizzare queste due curve, quello che vediamo su queste due curve. Quello che vediamo su queste due curve sono il punto in cui inizia lo sforzo inspiratorio e il punto in cui comincia a vedersi, diciamo, anche nella pressione delle vie aeree si vede la P0A, cioè lo sforzo a livello della bocca. Viene isolato a livello della bocca del paziente. E quello che vediamo, prima cosa che dobbiamo notare è che la P01 a livello delle vie aeree e a livello esofageo pleurico ha lo stesso identico andamento, anche se con un ritardo. Ok? Però l'andamento, la misurazione della P01 è uguale in tutti e due, quindi la pressione esofagea ha una P01 uguale alla P01 della pressione delle vie aeree. Ok? Quindi se noi andiamo a calcolare questo ritardo che si ha tra l'apertura, cioè il flesso espiratorio, e la comparsa, cioè l'inizio della pressione negativa a livello delle vie aeree, quindi questo delta PIP intrinseca, possiamo andare a calcolarlo. E cioè come? Andando a calcolare il delta T, cioè la differenza di tempo, cioè questo piccolo intervallo, diviso 100, che sono i 100 millisecondi della P01, moltiplicato per il valore di P01. Ok? Questo semplice calcolo
che si può appunto fare avendo anche soltanto a disposizione queste due curve, ci dà il valore esatto della PIP dinamica. Ok? Chiaro? Perché vedete l'andamento è uguale, e quindi io andando avanti assumo che la pendenza a livello esofageo, cioè quella che mi interessa per la dinamica, rimanga costante. Vedete? Quindi se io, scusatemi, ho questo valore, riesco a senza, pur senza vedere la pressione esofageale, riesco a calcolare la pressione e la PIP dinamica con una precisione abbastanza clinicamente sufficiente. Ok? 100 appunto sono i millisecondi, come vi ho detto, il delta T mettete che sia un secondo, qua l'ho assunto uguale a un secondo, quindi basta fare 1 diviso 100 per la P01 e otterremo esattamente quanto vale la nostra PIP dinamica. Come si genera la PIP intrinseca, autoPIP, PIP occulta? Ci sono varie. C'è diciamo, la broncostruzione acuta, che è quella della crisi d'asma, quindi si ha una costrizione a livello dei bronchioli che non hanno più la parete cartilaginea, quindi è solo muscolare. Si ha durante l'attacco d'asma questa chiusura delle vie aeree per cui il paziente genera una PIP intrinseca che normalmente sono molto molto alte, per cui il paziente non riesce ad espirare, si gonfia, gli alveoli si gonfia sempre di più, fa molta fatica nell'espirazione, infatti si sente il respiro sibilante tipico del paziente con crisi d'asma. Oppure si ha un collasso espiratorio dovuto al fatto che la parete del bronchioli terminale a un certo punto diventa facilmente collassabile. Quindi cosa succede? Che durante l'espirazione, cioè il ritorno del polmone nella posizione originaria, cioè quello che aveva prima dell'inspirazione, questa pressione positiva che si genera appunto, durante il ritorno del polmone nella sua posizione pre-inspirazione, genera un collasso di questi bronchioli terminali che sono diventati non più sufficientemente rigidi, ma tendono a collassare. Oppure dovuto all'ispessimento della parete, per cui la parete diventa di un calibro molto più ridotto, per infiammazione o per presenza di secrezioni. Quindi, diciamo, il tragitto che deve percorrere l'aria, che percorre l'aria per arrivare all'alveolo e per poi uscirne, diventa molto più stretto. Ok? Oppure addirittura invece nell'enfisema cosa succede? Che il polmone ha una posizione di riposo, che non è più quella di un polmone normale, ma quella di un polmone che, avendo perso molta parenchima polmonare a causa dell'enfisema, quindi al formarsi di bolle all'interno del polmone, assume una posizione per cui il ritorno elastico diventa molto inferiore, per cui il polmone rimane, segue, diciamo che la gabbia toracica che tende normalmente, spontaneamente, a restare più espansa e il polmone invece a collassare di più, normalmente nel normale la posizione di equilibrio tra la gabbia toracica che tende ad espandersi e il polmone che tende invece a restringersi e genera la pressione pleurica negativa, questa diciamo spinta della gabbia toracica verso l'esterno e del polmone verso l'interno. Mancando diciamo molto dell'elemento elastico, cioè del parenchima polmonare, la posizione che assume il sistema respiratorio è molto più espansa. Talmente espansa che appunto rimane intrappolata parecchia aria dentro il polmone, si ha uno stato enfisematoso e una pressione positiva continua. Questa è una condizione diciamo molto più grave delle precedenti normalmente.
Infatti si vede che clinicamente normalmente i pazienti broncostruiti da collasso espiratorio, da espessimento della parete, cioè da infiammazione cronica e da presenza cronica di secrezione eccetera eccetera, normalmente a un certo punto cominciano ad avere ricoveri ripetuti eccetera eccetera, però possono andare avanti parecchio, no? Superata la fase acuta, normalmente, soprattutto nei primi ricoveri, il paziente riesce a superare questa fase acuta e a tornare in condizioni, diciamo, più stabili. Nel paziente enfisematoso, normalmente, il primo o il secondo ricovero sono quelli fatali, purtroppo, perché lì non c'è, secrezioni sono scarsissime. È proprio una distruzione del parenchima polmonare da cui non si riesce più a tornare indietro, ahimè. Cosa succede normalmente quando imposto una PIP estrinseca? Questo lo faccio vedere perché è funzionale, sarebbe più della prossima lezione sull'impostazione della PIP estrinseca, però è funzionale anche a quello che vedremo poi sul come si imposta la PIP estrinseca per compensare la PIP intrinseca, se vogliamo farlo, chiaramente. Per esempio incontrollata non è necessario compensare la PIP intrinseca in un paziente broncostruito. Ecco quello, vediamo a livello di pressione, no? Entrano con 750 cc che sono parecchi, la figura è abbastanza vecchia perché per buttare dentro 750 cc il paziente deve essere un paziente molto grande e avere un peso ideale molto elevato, perché sennò i 6-8 millilitri che utilizziamo adesso appunto richiedono un paziente molto molto pesante, oltre 100 kg. Quindi vediamo come per buttare dentro in ispirazione si raggiungono i 60 cm d'acqua, quindi 60 cm, si torna a zero in espirazione, di nuovo a 60 cm d'acqua in ispirazione l'atto successivo, metto la PIP e mi accorgo che ho messo 20 di PIP, quindi avrò in questo caso non più 0 ma 20 di pressione di fine espirazione durante anche tutta l'espirazione e l'aumento corrispondente, vedete, a 80 della pressione inspiratoria per mandare sempre i soliti 750 cc dentro, ok? Però in questo modo, vedete, i nostri alveoli sono più espansi, quindi c'è più aria dentro, se c'è ossigeno, più ossigeno dentro e quindi migliorano gli scambi. Si può arrivare anche al paradosso in cui esageriamo con, diciamo, la distensione degli alveoli e quindi questa distensione va a provocare un collasso di tutti i capillari che ci sono intorno all'alveolo e quindi gli scambi a un certo punto, anziché migliorare, cominceranno a peggiorare. Abbiamo visto già questa figura, no? Abbiamo visto che 3 è la PIP dinamica, 8 è la PIP statica. Andiamo a compensare al 60%, come molti dicono, la PIP con la PIP estrinseca, la PIP intrinseca statica, che è quella che calcoliamo più facilmente col nostro blocco. Facciamo il blocco, ci hanno detto compensate al 60-70%, io in generale non compenso mai più del 50, anzi a volte anche meno, proprio per evitare questo problema. C'è il problema che se io compenso il 60% o 70, peggio ancora, con la PIP estrinseca, dovrei mettere 5. Quindi cosa succede? Che se metto 5 di PIP, questo alveolo a un certo punto non avrà più 3 di pressione, ma avrà 5 di pressione. Quindi la somma e di conseguenza la media all'interno del mio polmone di PIP statica sarà aumentata e anche la PIP dinamica sarà aumentata. Ok? Quindi il mio paziente si ritrova paradossalmente più iperdisteso se imposto una PIP estrinseca, esterna, più alta della PIP intrinseca dinamica, che è molto più complicata, abbiamo visto, da calcolare rispetto alla PIP statica, che è molto più semplice da calcolare.
Questo è il motivo per cui bisogna stare molto attenti quando impostiamo in un bronco costruito la pipa estrinseca, ok? Proprio per evitare un aumento dell'iperdistensione che può causare un aumento del danno in certi casi, eh? Quindi stiamo molto attenti. Anche perché, come abbiamo visto, coesistendo tutte, spesso, molte delle situazioni che generano la PIP contemporaneamente nello stesso polmone, in alcune situazioni andare ad aumentare l'iperdistensione degli alveoli può corrispondere ad un aumento del danno a livello alveolare. Quindi al peggioramento, per esempio, di bolle, alla rottura di bolle, se il paziente è particolarmente infisematoso. Quindi il paziente infisematoso, stiamo molto molto attenti a questa regolazione, perché possiamo causare danni rapidamente e molto gravi. Nel paziente invece più bronchitico i danni sono molto minori, possono anche non manifestarsi nei tempi di applicazione che noi facciamo, però sappiate che appunto andate ad alterare comunque l'iperdistensione del paziente, quindi vi trovate con un paziente più iperdisteso. E andiamo avanti. Come faccio a impostare a questo punto, oltre a capire se sto impostando una PIP dinamica corretta? Per esempio, posso andare a vedere come si modifica, quando imposto la PIP, la mia curva respiratoria. Se la vedo, non succede sempre, però molte volte posso vedere che salendo pian piano di PIP, a un certo punto vedo che il flusso respiratorio mi torna a zero. Mi torna a zero, questo vuol dire che ho compensato in maniera corretta la PIP estrinseca, la PIP intrinseca dinamica. Oppure posso vedere un'altra cosa ancora più bella, Non solo vado a zero, ma addirittura in pazienti in cui c'è un collasso precoce e rapido delle vie aeree, come in questo caso, vedete, c'è una caduta rapida di flusso nel flusso respiratorio, e poi praticamente il flusso diventa parallelo all'asse del tempo. Se riesco addirittura a eliminare questa caduta rapida, tornare a zero e addirittura a ottenere un ritorno molto più elastico in espirazione del mio apparato polmonare, addirittura ho ottenuto il top. Quindi ho compensato bene la PIP intrinseca e ho anche migliorato il ritorno elastico del polmone del mio paziente. Quindi non avrò più una chiusura rapida di gran parte degli alveoli, ma questi alveoli si svuoteranno in maniera più corretta grazie alla pressione che ho impostato. Quindi un doppio effetto. Questo sempre dipende, come vi ho detto, da quanto il mio polmone è disomogeneo e da che quale componente prevale nel generare nel mio polmone la PIP intrinseca. Andiamo avanti. E in NIV chiaramente, se ho posizionato bene la maschera e non ho perdite clinicamente rilevanti, posso utilizzare gli stessi metodi che ho usato col tubo, quindi appellarmi alle curve che vedo visualizzate sul monitor, nel bronco costruito, chiaramente con PIP intrinseca. Io questo metodo un po' ricorrevo quando usavo la maschera. Adesso la maschera non le uso praticamente più, e non le usate più da almeno un decennio. Sono passato a usare il casco per i motivi che ho già illustrato in precedenti lezioni, e quindi con il casco normalmente metto PIP inferiori a 5, e anche con la maschera normalmente tendo a mettere PIP inferiori a 5 o al massimo uguali a 5. E a volte anche più basse, addirittura a volte 0 o 1 o 2 nei pazienti chiaramente enfisematosi, cioè con un polmone che è largamente enfisematoso, cioè la componente che prevale maggiormente è quella enfisematosa,
e che magari anche visualizzabile, oltre che dai segni radiologici, anche dalla presenza di bolle, che appunto si vedono anche queste a livello radiologico, eccetera, eccetera. O guardando una lastra del torace, vedendo un parenchima quasi inesistente, cioè un polmone pieno d'aria in cui non si intravedono più la trama polmonare. O si vedono addirittura le bolle con le cosiddette con le nostre coste verticalizzate, orizzontali, scusatemi, che diventano praticamente orizzontali e non mantengono più la loro curvatura normale. Quindi segno che il paziente è molto disteso. Quando vedo queste cose, cioè prevalere la componente enfisematosa, le PIP sono decisamente inferiori a 5. Non raramente sono stato anche a 0 di PIP. Il paziente, proprio perché bisogna stare molto attenti, se non riusciamo a misurare quant'è la PIP dinamica, bisogna stare molto attenti a non andare a distendere ulteriormente il nostro paziente, perché qui invece otteniamo danni abbastanza rapidamente, rotture abbastanza rapidamente. Come comunicare? I soliti metodi attraverso i commenti nel canale YouTube, sul sito con il mio nome, dottoressa Esiste Vincenzo Squadrone, attraverso le mie due mail. Ricordatevi di iscrivervi al canale per avere comunicazioni sui prossimi video, anche per sapere quanti siamo. Mettete i like per capire se vi è piaciuta o non vi è piaciuta la lezione, perché se no non ho altri riscontri, e se continuare su questa tipologia, e tentare eventualmente, se i numeri diventeranno un po' più sostanziosi, anche delle dirette, in modo da poter comunicare più direttamente tra di noi, giusto appunto. E condividete il link con le persone che potrebbero essere interessate a queste lezioni. Concludiamo con il nostro solito motto, vivere e non smettere mai di imparare, e questa è l'ottica con cui si fanno queste lezioni e con cui io, man mano che imparo cose nuove o che rifletto su co e rifletto e maturo nuove, diciamo, prospettive, me ne metto al corrente, chiaramente, e faccio lezioni aggiuntive di aggiornamento. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione, in cui molto probabilmente tratteremo, no, adesso devo decidere, o di come si imposta la PIP estrinseca nel paziente non broncoostruito, oppure parleremo della P01, un altro numero che ha molti lati oscuri, che secondo me bisogna conoscere per utilizzare meglio questo numero nella nostra clinica quotidiana.